Uè, cappellone, cosa aspetti a iscriverti? Dai, muoviti, c'è il tasto qua e metti anche la campanella. E bella a tutti ragazzi, sono Lozze. In questo video vi voglio spiegare come aprire due client su Inferna. Finalmente abbiamo trovato il modo. Ringrazio Gab della community italiana di Inferna su Discord. Grazie caro, tanti cuoricini perché ce l'hai davvero davvero svoltata. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo nella cartella di installazione appunto del gioco, quindi io l'ho messa qua, programmi, Steam App, Common, abbiamo Inferna, ok? Fate copia e incolla, chiaramente, e vi crea un'altra cartella sempre di Inferna, al che la dovete rinominare tipo in Inferna 2. Volendo potete anche andare a rinominare l'applicazione all'interno, la chiamate sempre Inferna 2. Cosa dobbiamo fare adesso? Aprite Steam, andate in libreria, fate aggiungi un gioco, aggiungi gioco non di Steam. Vi dà la lista dei programmi, voi fate tranquillamente sfoglia, andate nella vostra cartella, quindi volume F, programmi, Steam App, Common, Inferna 2, Inferna, fate apri, sull'applicazione chiaramente di Inferna fate apri, e come potete vedere, io non faccio ok perché l'ho già fatto, comunque come potete vedere qua nella lista di destra abbiamo due client di Inferna differenti, al che vado a fare gioca e vado a fare gioca chiaramente anche nel secondo client. Attenzione perché qua abbiamo login with Steam e abbiamo il mio account principale. Poi potete loggare due personaggi all'interno dello stesso account, ma io vado a loggare un account che mi sono fatto con una mail temporanea sul sito di Inferna, che poi vi lascio il link. Eccoci qua, abbiamo due account, tra l'altro, e quindi niente, ora possiamo startare due PG tranquillamente. Eccoli qua, crea nuovo. The name field is required, bello, con due O. Partiamo bello. In realtà quello di poter collegare due PG all'interno dello stesso account è un po' un bug, comunque si riesce tranquillamente a fare e adesso te lo farò vedere. Abbiamo Money Gang connesso, adesso qua dobbiamo spostare un po' la finestra, ok, e abbiamo il caro bello, nuovo PG connesso nello stesso momento, easy. Eccolo qua, il mio Money Gang, e ora possiamo tranquillamente commerciare, che era la cosa appunto per la quale io mi sono aperto due client, però ovviamente hai anche il vantaggio di farti un buffer, quindi buffer più primo PG ed è molto molto più easy, vedi? Bello Money Gang, gli arriva la richiesta, accetto, commercio e vado davvero davvero liscio come l'olio. Adesso ti voglio far vedere che connetto due PG dello stesso account, se riesco, facciamo gioca. 2 hours later. Ci siamo raga, siamo loggati con lo stesso account su due client, quindi andiamo a startare Money Gang, faccio play. E in questo vado a startare Furbo, anzi DSS. Ci vuole sempre un po' perché chiaramente è sul disco fisso. Money Gang connesso. E DSSASSSSD connesso. Eccoci qua. E ora possiamo finalmente giocare con due PG sullo stesso computer.
volevo far vedere che si incrociano. Eccolo là in fondo, Money Gang. Ci siamo, rega. Eccoci qua. Oh, le schere. E finalmente, ragazzi, abbiamo capito come aprire i due client. Io voglio ringraziare un'altra volta il caro Gab che mi ha spiegato questa cosa, perché è davvero la svolta. Quindi, se il video ti è stato utile, lascia un like e un'iscrizione e ci vediamo in game. Bella, ragazzi.